Se avete bisogno di crediti sicuri e che arrivano subito, passate nel link in descrizione e con il codice Dexter riceverete il 6% di sconto. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e sono qui con Pelé. Come promesso l'ho comprato, eccolo lì. Ma prima di farvelo vedere voglio farvi lo squad builder della mia squadra aggiornata. E ragazzi, spolliciate più non posso perché a 30.000 like inizia subito la serie con Ronaldinho e tutti bronzo. Quindi spolliciate, fatemi sapere se la volete e scrivetemi qua sotto che leggenda comprare. E ragazzi, se questo video raggiunge 250.000 mi piace, scarto Pelé. Cosa che non succederà mai, spero almeno. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con questo squad builder per farvi vedere la mia rosa aggiornata con Pelé, che come vedete sta là, a partire dal portiere. Il portiere affidabilissimo, probabilmente è il portiere più forte del gioco. Non ho provato le icon, ma lui è una garanzia per me. Primo difensore a sinistra, lo conoscete già, è il mio amico che mi segue anche su Instagram, Sergio Ramos. Molti dicono che non si trovano, io sinceramente lo reputo un difensore fortissimo. E sicuramente come squadra finale vorrò due iconi in difesa quali Maldini o Desailly o Blanc, ma sicuramente Sergio Ramos sarà l'ultimo tassello che toglierò della difesa, se mai lo toglierò. 244 partite, un muro. A sinistra mi serve per fare la doppia intesa, ma è comunque super affidabile. Stiamo parlando di Jordi Alba, 240 partite anche lui. Praticamente l'ho comprato insieme a Sergio Ramos. È un ottimo terzino, soprattutto perché ha quel 93 di velocità che lo fa scattare e mi piace molto. Non so con chi altro sostituirlo sinceramente. Ho provato Roberto Carlos sulla fascia, magari lo sostituirò con Alexandro nel momento in cui mi comprerò un'icona in difesa. Nessun icon, come DC di solito gioco con Bailey, ma ultimamente ho riscoperto un giocatore che devo dire sa il fatto suo. Stiamo parlando di Mustafi, ok, non sarà velocissimo, ma è roccioso ragazzi, è veramente roccioso, è una potenza devastante. Terzino destro, ovviamente non c'è Valencia, che reputo migliore, ma se Valencia è proprio forte, Bellerin è proprio buggato ragazzi. Stesso discorso di Jordi Alba, velocissimo, recupera ogni attaccante. CDC, ovviamente sapete già di chi sto parlando, della bestia più bestia che esista, Patrick Pisellone Vieira, 88, la prima icon della mia squadra, ce ne saranno 4 e già ho detto tutto. CC di destra, al momento non mi fa intesa, ma poi creeremo un modulo per fargli fare intesa. L'ho comprato a un buon prezzo con i soldi della compravendita e soprattutto vendendo quello che avevo trovato nella versione normale, l'ho pagato praticamente la metà. Probabilmente uno dei CC non icone più forti del gioco, se non il più forte. Con le sue caratteristiche non c'è nessun altro giocatore, ovvero Nainggolan IF, bestiale, bestiale. Io pensavo con la versione NIF cambia poco, no ragazzi, cambia tutto, è straforte. È straforte, ok. Pogba probabilmente gli è superiore, ma altre caratteristiche, e a me servono proprio le caratteristiche di Nainggolan. Duro, roccioso, segna, si inserisce, recupera ogni pallone, ha una stamina impressionante, non si stanca mai. Titolare fisso. Passiamo alla seconda leggenda. È una new entry, probabilmente non ve l'ho fatto mai vedere. L'ho comprato, lo uso e non lo uso. In questo periodo lo sto semi usando. Non l'ho pagato molto perché l'ho pagato 500.000 crediti con lo Squad Builder Challenge. Capitano del Porto Gallo per tanti anni, Rui Costa. È fortissimo, probabilmente sarebbe stato il mio titolare fisso come COC se non ci fosse stato il COC definitivo, ovvero Ronaldinho. Beh, l'avete visto dal video scorso, se ve lo foste perso andatevelo a recuperare, magico. Come attaccante, ovviamente faccio giocare Cristiano Ronaldo. 392 partite, 307 gol, 138 assist. Credo che io non debba aggiungere altro. Meraviglioso. E dulcis in fundo, ora ce l'andremo a provare per bene. Dicono sia il giocatore più forte di tutti i tempi, Pelé. 250.000 like e lo scartiamo. 250.000 like entro un mese, ovviamente. 4 stelle piede debole, 5 stelle abilità. Pronti a skillare e a spaccare culi. Questa è la mia formazione attuale titolare. Fatemi sapere come la modifichereste. Intanto ci andiamo a cercare una partita. Scrivetemi nei commenti la prossima icon che volete vedere, se Ronaldo, fenomeno ovviamente, o Gullit. Rispondete nel sondaggio. Ma adesso pronti per la prima partita con un'ottima squadra, veramente bella. Ronaldinho, possesso palla, se ne va subito. Vede Rui Costa. Rui Costa tenta la skill, gli riesce, molto bene. Ancora Digno, mamma mia, grande manovra. Dove cazzo è Pelé? Rui Costa in mezzo, Nainggolan non arriva. Eccolo Pelé, ancora Pelé. Tiene botta per Ronaldo. Ronaldo allarga. Alba! Si caga un gol che manco mi madre. Ronaldo in possesso palla, si accentra. Ronaldo per Ronaldinho! Sempre Digno! La butta.
tutta dentro. 1-0. Ma ora esce Pelé. Pelé, sempre lui. Pelé si accentra. Pelé è velocissimo. Pelé! Ancora Pelé, prova a rientrare così. Lo fa con una magia. Ha un ottimo tiro, non gli riesce. Ma voglio il super gol, voglio il super gol da Pelé. Attenzione Pelé, Pelé. Magico Pelé. Prova la skill in più, dai. Solo perché sto 1-0. Di solito non faccio ste cagate. Ha un ottimo tiro. Pelé, gli riesce la magia. Oddio, se segnavo veniva giù lo stadio. Bene, Pelé si sta riscaldando bene. 1-0, partita dominata. Continuiamo così. Pelé, Pelé, Pelé. Si accentra, ancora Pelé. Sempre lui. Oh, questo è fallaccio. Dai, stava a fare un gol della Madonna. E c'è lo schema. Ronaldinho per Pelé. No, vabbè. Pelé se ne va così. Per Ronaldo, sempre Ronaldo. Ridalla però a Pelé, ridagliela. Oh, no, 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 no. Fuori gioco. Perché stanno tutti in attacco? Ah, vai Pelé, fammelo però almeno un gol, eh. Ma Nainggolan è mezza e palle. Ha dovuto segnare lui. 2-0. Giocatore strano Pelé. Probabilmente da CoC renderebbe molto di più. Però c'è Ronaldinho. Vabbè dai, diamo il gol. Oh, che culo De Gea. Vedete l'importanza del portiere. E finisce qua. Pronti per la seconda partita. Stavolta ce la giochiamo in divisione 1. Ottima squadra da divisione 1. Attenzione, viene per Pelé. Pelé al primo minuto la butta dentro così. 1-0. Festeggiano pure le fighe. Tutte per Pisellone Pelé. Bam! Di testa, gran gol. Attenzione, ancora Pelé. Oggi è galvanizzato. Pelé, Pelé, vuole il gol. Si ferma. Pelé! Check. Dice di no. Cosa cazzo ci fa Mustafi? Cosa cazzo ci fa Mustafi in attacco? Se ne va. Mustafi, Mustafi. Viene buttato giù. Ronaldinho danza un po' sul pallone. Per lui costa. Attenzione Ronaldo. Dagliela, dagliela. Bello così. Alba, ancora un cross. Digno non arriva. Dai Ronaldo. In mezzo c'è Nainggolan. Sempre decisivo. Che bello. 2-0. E qua abbiamo il gol. Oh, De Gea. Attenzione Digno. La magia. Gran pallonetto. 3-0. E ci siamo. La samba brasiliana. Pelé, Ronaldinho. E poi Nainggolan. 3-0. Grande partita di Pelé. Grande partita di Ronaldinho. Grande partita di tutti. E attenzione perché sbem, 22 punti. Ci manca un punto solo per vincere il titolo in divisione 1. E ci siamo. Siamo caldi. Siamo carichi. Bello. Questa è una bella partita. Ronaldinho vede Ronaldo. Dai Ronaldo. Attenzione Alba, vede Ronaldinho, molto bene. Digno in possesso palla. Sempre Digno, prova a rientrare. Ronaldo, dagliela in mezzo. Pelé! Pelé! 1-0. Sblocca una partita difficilissima. Decisivo. Ci manca solo un punto per vincere la divisione. Non famo cazzate. Occhio a Dybala. Ma perché sti rimpalli del cazzo? Via! Nainggolan. Bella per Ronaldo. Bella Ronaldo. Dai, ti prego, ti prego, ti prego. Non fa cazzate. L'ha fatta, cazzo. Sempre Ronaldo. Si porta il pallone avanti. Ronaldo. No, Pelé. Che cazzo gli hai dato? Via! Che sofferenza sta partita. Nainggolan da là. No! Lo sapevo. 1-1. Bellissima partita. Secondo tempo. Pelé. Sempre lui. Sempre Pelé. Pelé fino in fondo. Non va. Attenzione. In mezzo. Degno. Niente da fare. Bravo Ronaldo. Bravo Ronaldo. Pelé! La sblocca. Lui. Il magico Pelé. Ore 2-1. E finisce qui. Campioni della divisione 1. Sì, sì, sì. Che grande partita, big money vinti. Avanziamo e spam! Titolo vinto! E mi ha dato anche una divisa, oltre che i soldoni e la qualificazione alla Weekend League. Spam, divisa, bella tra l'altro.
250.000 mi piace, scartiamo Pelé. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto in un commento quale altra icon volete vedere. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente!